Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. I materiali sono scritti nell'info box. Iniziamo avviando 34 catenelle. Abbiamo le 34 catenelle. Lavoriamo una maglia bassa nella seconda catenella e una maglia alta nella stessa catenella. Saltiamo una catenella. Nella successiva lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo una catenella. Nella successiva lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo sempre una catenella e lavoriamo nella successiva una maglia bassa, una maglia alta. Dobbiamo ripetere questa sequenza fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine, saltiamo una catenella, nell'ultima lavoriamo una maglia bassa, una catenella, giriamo il lavoro. In questo primo punto lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Il punto si ripete così, è uguale fino alla fine della riga, quindi dobbiamo sempre saltare un punto, nel successivo lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, saltiamo questo punto, nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Per completare l'altezza di 15 centimetri dobbiamo ripetere la seconda riga lavorando da terza riga fino a sedicesima riga, poi ci vediamo per fare le diminuzioni. Ho lavorato 16 righe, misuriamo, misura 15 centimetri. Adesso andiamo a diminuire una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo 1, 2, entriamo nel terzo punto e lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta. Continuiamo così fino ad arrivare per l'ultimo punto, quindi qui. Poi facciamo la diminuzione. Arrivando, guardate, per l'ultimo dobbiamo saltare 1, 2 e 3. Nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa. Ecco, se abbiamo fatto la diminuzione da questo lato, invece da questo lato abbiamo saltato 2, da qui dobbiamo saltare 3. Una catenella e giriamo il lavoro. E lavoriamo in questo primo punto una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo, nel successivo lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto.
dobbiamo continuare così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, saltiamo un punto. Nell'ultimo lavoriamo una maglia bassa, una catenella, giriamo il lavoro e ripetiamo una maglia bassa, una maglia alta. Dobbiamo continuare così fino alla fine senza diminuzione. Quindi abbiamo diminuito nel 17esima, abbiamo lavorato 18esima senza diminuzione e questa è 19esima riga, quindi dobbiamo lavorare 20esima riga senza diminuzione. E così abbiamo 18, 19, 20esima riga senza diminuzione. Ci vediamo a 21esima per diminuire. Ho terminato di lavorare le tre righe, 18esima, 19esima e 20esima righe. Adesso nel 21esima dobbiamo andare a fare un'altra diminuzione. Abbiamo fatto già una catenella per girare, saltiamo 1 e 2 nel terzo punto, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta, saltiamo un punto nel successivo, una maglia bassa e una maglia alta. Continuiamo a ripetere la sequenza di saltare un punto, nel successivo una maglia bassa, una maglia alta, fino ad arrivare per l'ultimo punto, poi dobbiamo fare l'ultima diminuzione qui. Arrivando a questo punto dobbiamo saltare 1, 2, 3. Nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto nel successivo, una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto, una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Dobbiamo continuare così fino alla fine. Non dobbiamo diminuire, dobbiamo lavorare normale la sequenza che abbiamo ripetuto per il punto di questo pannello. Arrivando alla fine dobbiamo saltare un punto, nel successivo lavorare una maglia bassa, una catenella, giriamo il lavoro e questa sarà l'ultima riga di questo pannello. Lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta nello stesso punto, saltiamo un punto, una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto, una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Saltiamo un punto, nel successivo una maglia bassa e una maglia alta. Continuiamo così fino alla fine, che poi concluderemo con una maglia bassa nell'ultimo punto. Arrivando alla fine della riga, saltiamo un punto, nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa e così abbiamo concluso di lavorare il nostro pannello dando un po' questo diminuzione. Tagliamo il filo inseriamo l'uncinetto. Andiamo a lavorare il perimetro del nostro pannello, una maglia bassa, nel successivo una maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto disponibile, una maglia bassa nell'angolo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile, a
arrivando a quest'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Dobbiamo ripetere questo che abbiamo fatto da questo lato, lavorando una maglia bassa in ogni punto disponibile. Negli angoli lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare un giro di maglia bassa per il perimetro. Tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro creando l'asola di chiusura. E così la blocchiamo di dietro. E così il nostro pannello è pronto. Dobbiamo tagliare la rete per rinforzarlo. Ho tagliato la rete per rinforzare il pannello. Ho tagliato alcuni quadretti qui all'angolo per dare la forma del nostro pannello. Posizioniamo in questo modo. Con ago e filo andiamo a fissarlo, cucendo in questo modo. Dobbiamo ripetere questo per tutto il giro del nostro pannello. Ho terminato di cucire la rete. Vedete? Dobbiamo fare un altro. Per il laterale abbiamo 12 catenelle. Lavoriamo una maglia bassa nella seconda catenella e una maglia alta. Saltiamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo e lavoriamo nella successiva una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo questo nell'ultima. Lavoriamo una maglia bassa, una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto nel successivo, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, saltiamo questo punto nell'ultimo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo ripetere la seconda riga fino ad avere 28 centimetri di altezza, poi faremo le diminuzioni. Ho lavorato 33 righe
che misura 28 centimetri. Andiamo a fare le diminuzioni, quindi 34 righe, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo nel prossimo punto, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo nel successivo, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, saltiamo questo e saltiamo questo, quindi dobbiamo saltare 1, 2, 3. Nell'ultimo lavoriamo una maglia bassa. E così abbiamo fatto la prima diminuzione. Facciamo una catenella, giriamo e lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo in questo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo questo e in questo lavoriamo una maglia bassa. Una catenella e giriamo il lavoro. Adesso lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo in questo, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo in questo, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia bassa. E così abbiamo le diminuzioni, una catenella e giriamo, lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo in questo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo in questo, lavoriamo una maglia bassa. Andiamo a fare un'altra riga, una catenella e giriamo, una maglia bassa e una maglia alta. Una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo in questo una maglia bassa. E così abbiamo terminato di fare questa piccola diminuzione. Adesso dobbiamo andare a iniziare qui tagliando il filo, agganciamo qui e ripetiamo il lavoro che abbiamo fatto da questa parte. Lavoriamo 33 righe, 34esima, facciamo la diminuzione e poi facciamo altre 4 righe normale. Tagliamo il filo. Giriamo da questo lato. Tagliamo il filo e agganciamo qui. Lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, in questo saltiamo questo punto qui, in questo lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, in questo qui lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, in questo qui lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, in questo qui lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, in questo qui lavoriamo una maglia bassa. Una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa, una maglia alta. Saltiamo in questo punto una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo in questo una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto in questo una maglia bassa
e una maglia alta, saltiamo un punto in questo, una maglia bassa e una maglia alta, saltiamo in questo, nell'ultimo punto lavoriamo una maglia bassa, catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo ripetere questo fino ad avere la stessa altezza di questa, anche le diminuzioni. Dobbiamo ripetere il lavoro che abbiamo fatto da questo lato, dobbiamo ripetere da questo lato. Ho terminato di lavorare quest'altra metà, adesso tagliamo il filo. Dobbiamo andare a lavorare il perimetro. Prendiamo il filo, l'uncinetto, partiamo dal centro e lavoriamo una catenella, rientriamo una maglia bassa, continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino ad arrivare a questo punto, cioè a quest'angolo dove noi lavoreremo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, e dobbiamo ripetere in quest'angolo e quest'altri due angoli, ma tutto il resto verrà lavorato maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando in quest'angolo, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando in quest'angolo, lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. E questo dobbiamo continuare a ripetere fino ad arrivare qui, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, la stessa cosa faremo in quest'angolo e ripeteremo fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il perimetro, arrivando a questo punto tagliamo il filo, e chiudiamo facendo l'asola di chiusura e lo blocchiamo dietro. Ecco, tutti i nostri pezzi sono pronti. Dobbiamo andare a tagliare la stoffa e poi cucire la fodera. Per tagliare la stoffa dobbiamo soltanto prendere la stoffa, appoggiare i pannelli, tracciare intorno e poi tagliare e cucire. Vi faccio vedere già che li ho fatti. Vedi questi? Questa è la fodera per questo, questa è la fodera per questo. Per il laterale ho fatto questo mettendo il feltro adesivo. Non ci resterà che andare a cucirlo con aghi e filo. Partiamo sempre di qua e cuciamo fino ad arrivare a questo punto.
Dobbiamo lasciare la parte di sopra aperta perché ci servirà per montare la padella. Per il pannello frontale ci servirà per montare la chiusura. Iniziamo con l'ago e filo e andiamo a cucire la fodera. Dobbiamo ripetere questo per tutti i nostri pannelli. Ho terminato di cucire la fodera. Adesso andiamo ad assemblare la nostra borsa. Con i marcapunti andiamo a fissare il laterale con il pannello di davanti. La stessa cosa faremo anche con i pannelli. Con il pannello di dietro. Continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di fissare questo pannello. La stessa cosa farò con quest'altro pannello qui. Con l'ago da lana e filo vado a cucire in questo modo. Continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. La stessa cosa faremo anche con il dietro. Terminato di cucire il laterale, adesso andiamo a posizionare la padella e poi con l'ago e filo dobbiamo andare a cucire qui. Quindi con l'ago e filo passiamo di sotto e poi dobbiamo uscire qui e cucire tutto. Ho terminato di cucire, adesso dobbiamo andare a montare questo pezzo qui. Quindi inseriamo, posizioniamo e poi la fissiamo. La nostra borsa è pronta, potete mettere qualsiasi catena a vostro piacimento. Abbiamo anche il manico piccolo per portarla a mano. Il dietro cucita bene, anche il laterale. Alla fine cucite sopra, dobbiamo lasciare la fodera aperta. Spero che il video vi piaccia, ci vediamo al prossimo video, ciao!